Abbiamo ascoltato gli inni nazionali argentino e olandese, hanno appena cominciato le ostilità. Veresen, ancora Veresen, prova il tiro cross, palla che colpisce il palo. Siamo ai 18 metri circa, parte Sidibe col destro, una deviazione, la palla si perde di poco al lato. Sodarevelda, attenzione, buca l'intervento del difensore dell'Osaromo, Sidibe viene anticipato da Agustin. L'Osaromos, siamo alla tre quarti di campo, la mette al centro Cardenas, attenzione, questo diagonale provato da Castro, prova a servire l'attaccante Vertesen che se la giusta, va alla conclusione, il suo tiro e la palla che esce di poco al lato. Mentre vediamo Veresen, nel frattempo Veresen salta anche il portiere, miracolo di Caserta, e poi Veresen calcia al lato, pronto a partire dalla bandierina un giocatore olandese. Palla messa in mezzo, c'è una deviazione, poi Benz va alla conclusione, Vandenberg si coordina, tira una deviazione, poi attenzione a Daniels che divora il gol dell'1-0. Parte Evenepoel, palla in mezzo e poi la deviazione, la parata sulla linea di porta di Agustin Caserta, ci ha provato ancora una volta il PSV. Ti recupero, andrà al rinvio Caserta. E dopo questo calcio di rinvio l'arbitro decreta la fine del match 0-0 tra PSV Eindhoven e l'Osaromos. L'Inter quindi avrà a disposizione due risultati su tre.